Questo probabilmente è stato un motivo di strumentalizzare i media un po' per poter salvare la facciata della polizia che evidentemente in questo caso non aveva svolto il proprio lavoro. Perché se soltanto avessero ascoltato tutto quello che la famiglia aveva vissuto in tutti quei mesi, questa tragedia si sarebbe sicuramente potuta evitare. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. La storia di cui andremo a parlare oggi mi ha veramente scioccato e fatto alquanto arrabbiare per il modo in cui questa ragazza è stata trattata dai media. La storia di cui parleremo oggi è avvenuta in Giappone e tratterò il caso di Shiori Inu, una ragazza che è stata stalkerata dal suo ex ragazzo fino al giorno in cui questa persona così spregevole le ha strappato la vita mentre si stava recando a scuola. Per chi non mi conoscesse, io sono Seba e ho questo canale in cui tratto di true crime, principalmente su il Giappone e sulla Corea, ma talvolta mi occupo anche di altri crimini. Se questo canale vi può interessare, vi invito ad iscrivervi. Pubblico nuovi video tutti i lunedì e i giovedì a 1 di pomeriggio, tuttavia in questo momento sto valutando se invece di fare 2 video a settimana farne uscire solo uno più lungo, soltanto il giovedì. Scrivetemi nei commenti se preferite 2 storie un pochino più brevi 2 volte a settimana oppure una storia bella approfondita 1 volta a settimana. Scusate se oggi c'ho un po' di raffreddore, quindi magari mi dovrò fermare ogni tanto per soffiarmi il naso, perdonatemi. E inoltre vi ricordo che ho anche un canale di cucina che ho iniziato da poco in giapponese, ma sto pensando di aggiungere i sottotitoli anche in inglese o in italiano. Ve lo lascio in descrizione. Ci sto lavorando molto e spero che vi possano piacere i contenuti. In ogni caso, la storia di cui parleremo oggi, quella di Ino Shiori, la voglio raccontare attraverso le memorie dei suoi genitori e questo per il ruolo che hanno avuto i media nel descrivere la sua storia, disegnandola quasi come una persona da odiare, cioè che si era quasi meritata quello che le era successo, ma vedremo adesso nel dettaglio quello che le è capitato. In ogni caso, il padre di questa ragazza ha fatto di tutto per cambiare questa descrizione che i media hanno fatto di lei, portando in superficie la verità e mostrando la meravigliosa persona che questa ragazza era. Shiorino era nata il 18 maggio del 1978 dai genitori Kenichi e Kyoko, che hanno avuto questa bambina a 4 anni dal loro matrimonio, quando la sua madre aveva 27 anni. Shiorino era l'unica figlia di questa coppia e aveva anche 2 fratelli più grandi, rispettivamente di 2 e 11 anni. C'era un buonissimo rapporto tra i fratelli e la loro più piccola sorellina e la madre la descrive come una ragazza estremamente solare, positiva e che amava i fiori, in particolare i girasoli e tutte le cose di Hello Kitty. Da come la descrive la madre, era veramente una ragazza dal cuore d'oro e veramente gentile. E ragazzi, so che tutti i genitori descrivono la propria figlia come la più speciale e la più gentile di tutte, però come andremo a vedere poi in questa storia, questa ragazza aveva veramente un cuore d'oro. Shiori viveva con la sua famiglia nella prefettura di Saitama. Mamma mia, quanti casi che stiamo facendo che avvengono in Saitama comunque. La città dove lei era nata è molto famosa per essere uno dei punti, diciamo, agricoli con dei campi veramente estesi del Giappone. La città dove è nata al momento conta 230.000 persone. Dovete sapere che queste sono alcune delle memorie della madre, ha detto che la sua bambina era l'unica che ricordava sempre a sua madre, prima che andasse al lavoro, se si fosse ricordata di portarsi il suo pranzo. E questo la madre lo ricorda come un gesto veramente gentile e premuroso da parte della figlia. Cioè, immaginatevi una figlia comunque così giovane che ricorda la propria madre di portare con sé il pranzo, è una cosa veramente dolce. Era anche una ragazza che cercava sempre di dare una mano in casa, aiutare i suoi genitori con i loro lavori in qualche modo, eppure i suoi fratelli. Sempre secondo i genitori, tra tutti i componenti di questa famiglia, era sempre il membro che sorrideva di più ed era veramente una ragazza brillante e anche forte. E anche quando è cresciuto, la ragazza ha mantenuto questo suo spirito e vena gentile e in qualsiasi momento un familiare o qualsiasi persona avesse bisogno di aiuto, lei era sempre pronta ad aiutare. E tra l'altro, cioè qua si ricorda anche un piccolo aneddoto, il padre di quando non riusciva a entrare più nella sua casa perché
perché aveva perso le chiavi e nel momento in cui l'ha chiamato, lei è arrivata subito a casa con la sua copia, cioè ha lasciato tutto quello che stava facendo e si è subito presentata nella loro dimora. So che questo è un piccolo gesto, però sono le memorie dei genitori che hanno perso una figlia, quindi qualsiasi piccola cosa magari per quelle persone può avere un significato molto più profondo. Oltre a questo fatto, ce ne sono stati una serie di altri che si possono leggere dagli articoli, e da questi articoli proprio traspare questo amore dei genitori per la loro figlia, che consideravano veramente una persona buona e genuina. Questa ragazza, tra l'altro, anche crescendo, per la sua indole comunque così buona e generosa, ha scelto di prestare i suoi servizi ad assistere le persone in difficoltà nei pressi della stazione JR di Okagawa. Era veramente una buona dipendente, tant'è che riceveva molto spesso delle lettere di ringraziamento dai suoi pazienti, che lei conservava con premura. E dovete sapere che piccoli gesti come questo significavano di più per Shiori che alla fine la paga. Era il gennaio del 1999 quando questa ragazza, all'epoca 21enne, ha incontrato in una sala giochi un ragazzo di nome Komatsu Kazuhito, nei pressi della stazione di Omiya. Questo ragazzo era 26enne e si trovava lì con il suo fratello, che era un pompiere. Questo ragazzo 26enne, che lavorava in realtà in una fattoria, ha finto di essere un 23enne imprenditore che appunto lavorava con la vendita di automobili e anche real estate. I due hanno iniziato una specie di relazione, o comunque hanno iniziato a frequentarsi. Ragazzi, dovete sapere che in Giappone quando si fa dating è già avere una relazione sostanzialmente, quindi se uscite per 4-5 date si dice già tsukiatteru, che in italiano sarebbe frequentarsi, ma per i giapponesi ha un significato un pochino più quasi da relazione per noi, diciamo, ecco. E in ogni caso, quando si frequentavano, dopo già 3-4 appuntamenti, il ragazzo aveva già iniziato a farle dei regali piuttosto costosi, come ad esempio delle borse di Louis Vuitton o ad esempio anche dei suits di Gucci. Tuttavia, questo ragazzo sembrava mentalmente instabile. Fin dall'inizio della loro relazione sembrava come se fosse sempre in ansia in qualche modo. E dovete sapere che questo ragazzo sembrava che usasse questi regali anche un pochino per manipolarla, almeno questo è quello che hanno detto la polizia. In ogni caso, quello che succedeva è che lui faceva questi regali molto costosi, glieli regalava in un luogo pubblico e la ragazza, siccome magari non si sentiva a suo agio nel ricevere questi regali, li rifiutava in qualche modo, e era in quel momento che al ragazzo gli cadeva la maschera e diventava praticamente super incontrollabile, cioè si arrabbiava, le gridava davanti a tutti, magari per le strade o in una folla. Immaginatevi che scena imbarazzante. E tra l'altro, cioè, voi vorreste frequentare una persona così? Non penso. Poi soprattutto c'è, cioè, una persona che dopo che uscite per 4-5 appuntamenti già vi fa dei regali da 1.000 euro, o sei ricchissimo, oppure diciamo che questi regali sono un pochino fuori luogo in alcune circostanze, non lo so voi, però se mi capitasse, non credo che mi capiterà mai un giorno, però mi sentirei un po' a disagio. Ditemi voi come vi sentireste se al quarto appuntamento vi regalano una borsa da 2.000-3.000 euro, cioè un pochino strambo come regalo, ecco. E soprattutto, ma al di là del regalo, il fatto che poi quando rifiutate questo regalo lui si incazza e vi grida addosso, quello è proprio un grandissimo no, no, non voglio assolutamente stare con una persona del genere. Se conoscete qualcuno così, stateci alla larga. E tra l'altro c'è stato anche un episodio in cui la ragazza ha notato la carta di credito di questo Kazuhito e ha notato che il nome che era sulla carta di credito non era quello del ragazzo che stava frequentando. Quindi ha iniziato ad avere dei dubbi sulla sua identità e su chi fosse veramente. I suoi comportamenti continuavano a peggiorare e soprattutto questo ragazzo la chiamava in continuazione. E tra l'altro dovete sapere che questa ragazza una volta è stata pure chiamata dall'ospedale dove c'era Kazuhito, appunto perché era stato coinvolto in un incidente, e il ragazzo gli ha detto soltanto che era un incidente, mentre le infermiere all'interno di quella struttura, quando lei si è recata, le hanno detto che in realtà è stato Kazuhito che involontariamente ha tamponato una vettura. Dopo questa situazione, immaginatevi, cioè tutti questi comportamenti uno dietro l'altro, potrete immaginare come questa ragazza non voleva più saperne di questo tipo e ha fatto di tutto per terminare la loro relazione. Tuttavia, questo Kazuhito sapeva essere molto convincente e la relazione purtroppo è proseguita. E intorno al 20 di marzo è stato quando il comportamento di
Kazuhito ha veramente raggiunto dei limiti e una cosa assolutamente fuori dal normale. Pensate che la ragazza si è recata a casa sua, a casa di Kazuhito, e quando è entrata ha notato che c'era una telecamera posizionata nella stanza e la ragazza gli ha chiesto: "Ma cosa fai con questa telecamera? Stai cercando di riprendermi?" In quel momento il ragazzo è tipo uscito proprio di testa, l'ha spinta contro il muro e poi gli ha detto: "Stai cercando di ricattarmi? Prima di farlo, ridammi indietro il milione di yen che ho già speso su di te." E tra l'altro questo ragazzo le ha detto: "Se non mi puoi ripagare indietro, vai a lavorare finché non avrai questi soldi." E la ragazza in quel momento ha veramente avuto paura per la propria vita, non sapeva più cosa fare, e questi suoi sentimenti li ha anche espressi in una telefonata che ha fatto una sua amica 4 giorni più tardi. Tra l'altro Kazuhito, dopo quell'episodio, ha continuato in modo ossessivo a telefonare al cellulare di questa ragazza e voleva assolutamente sapere dove si trovasse in qualsiasi momento. Questo è veramente un comportamento possessivo di una persona che sicuramente non sta bene. Il 30 di marzo Shiori scrive una lettera che sembrava essere quasi un testamento, una lettera d'addio, e sembrava che di lì a poco si sarebbe tolta la vita, magari era il suo ultimo saluto perché non riusciva più a vivere in queste condizioni. Prima di compiere questo gesto si è recata tuttavia a casa di Kazuhito e aveva tutte le intenzioni di terminare una volta per tutte questa relazione che tanto le faceva male. Kazuhito però le ha detto che se avesse terminato la loro relazione avrebbe fatto del male sia ai suoi genitori sia ai suoi fratelli. Uno di loro, tra l'altro, era ancora alle scuole elementari, cioè immaginatevi una persona che state frequentando che vi viene a dire delle cose del genere. Tutto ciò è assolutamente assurdo. Per questo motivo la ragazza si è sentita obbligata a restare in una relazione con questa persona. A seguito, nelle settimane a venire, la ragazza ha comunque tentato di interrompere questo loro rapporto, ma ogni volta che cercava di farlo, il ragazzo nuovamente la ricattava con cosa avrebbe fatto alle persone che lei amava. Tra l'altro, dovete sapere che questo uomo le ha anche chiesto di distruggere il suo cellulare. È stato soltanto il 14 di giugno, quindi a quasi 2 mesi da questo primo episodio, vi ricordate quello della telecamera, che finalmente Shiori era così mentalmente e fisicamente esausta che ha preso tutto il coraggio che aveva e ha scelto di terminare questa loro relazione assolutamente malsana. È stato qui che, mentre tornava a casa, per la prima volta Shiori ha confessato a sua madre la relazione che aveva vissuto fino a quel momento, di come questo ragazzo la stesse stalkerando e di come non riusciva a liberarsene in alcun modo. E ragazzi, quello che è successo tuttavia alle 8 di sera di quella notte è assolutamente assurdo. Dovete sapere che Kazuhito, suo fratello e un altro amico si sono recati nella dimora della famiglia Ino per ricattarli, dicendo che Shiori era una ragazza viziata che aveva praticamente obbligato questo Kazuhito a comprarle tutte queste cose. Che persona schifosa e bugiarda. Il padre tuttavia di Shiori ha detto al ragazzo di riprendersi questi regali che la ragazza nemmeno voleva e di andarsene per sempre dalle loro vite. Comunque, alla fine della serata i ragazzi hanno detto che non rivolevano quei regali indietro e tuttavia hanno continuato a ricattare il padre, la madre e la figlia finché se ne andarono. Tuttavia, all'insaputa comunque di questo trio, il padre aveva registrato la loro intera conversazione e portò la cassetta alla polizia. La polizia era rimasta non poco sconcertata da questa cassetta, tuttavia disse a Shiori che non si poteva aprire un caso sulla base di queste registrazioni. I ragazzi, quando la famiglia tornò a casa, ricevettero una telefonata da una persona che diceva di chiamarsi Tanaka e ha chiesto di riavere indietro tutti questi regali. Ma che cavolo, erano regali che nemmeno questa ragazza voleva, riprendetevi, nessuno li vuole, poi chi è questo Tanaka? E tra l'altro, nei giorni che seguirono, la famiglia ha ricevuto una cosa come 20 o più telefonate, senza però nessuna voce dall'altra parte del telefono, soltanto dei respiri, che sono andate avanti fino al 26 di ottobre. Voi immaginatevi che incubo che quella famiglia ha vissuto da giugno al 26 ottobre. Shiori e la sua madre si recarono quindi nuovamente alla polizia riferendo di questo telefonate.
Tuttavia, la polizia disse solamente che era colpa di questa ragazza che non avrebbe dovuto accettare questi regali. E tra l'altro dovete sapere che hanno fatto anche una specie di analisi psicologica di questa ragazza e praticamente nei 15 minuti in cui l'hanno, virgolette, esaminata, sono arrivati alla conclusione che non si poteva aprire un caso e tra l'altro l'uomo ha anche detto, beh, alla fine comunque questo ragazzo ha comprato tutte queste cose per lei, quindi lei le ha accettate. Ma non riesco a capire. Cioè, nel senso, al di là dei regali, al di là se lei li ha chiesti o meno, che comunque sappiamo che non li ha chiesti, uno stalker non è accettabile a prescindere da quanti soldi ha speso su di te. Nessuna persona possiede un'altra, quindi in qualsiasi relazione non importa quanti soldi sono stati spesi, cioè voi potete spendere anche 1 milione di dollari su una ragazza, ma non la possedete, come allo stesso modo anche la ragazza lo può fare sul ragazzo, cioè le relazioni non sono fatte così, le relazioni è... Non lo so, avere un canarino in gabbia con la gabbia aperta, se vuole volare via, vola via, a prescindere da quanto cibo gli date. E su questo spero che siamo tutti d'accordo, almeno questa è la mia visione di relazione, non so cosa ne pensate voi, però mi fanno veramente arrabbiare questi discorsi che sono stati fatti in caserma, perché non c'era un caso, vedremo ben come andrà a finire poi questa storia. La ragazza ha ricevuto nuovamente una telefonata da Kazuhito che le ha chiesto di tornare a mettersi insieme, la ragazza ovviamente ha detto che non aveva assolutamente intenzione di mettersi con lui e Kazuhito ha appeso il telefono. Shiori, dopo quella telefonata, ha scelto di impacchettare tutti i regali che questo Kazuhito le aveva fatto e gliel'ha inviati al suo indirizzo tramite corriere. Il giorno seguente, da quando il ragazzo ha ricevuto indietro questi regali, ha, diciamo, assunto un killer per disfarsi di questa ragazza, perché se non la poteva avere lui, no, nessuno avrebbe potuto averla. Ha speso quindi una cosa come 20 milioni di yen, dopodiché si è recato a Naha, a Okinawa, quindi ha lasciato la prefettura di Saitama. Probabilmente questo era un tentativo di assicurarsi un alibi in modo che non venisse ricondotto a quello che di lì a poco sarebbe successo a Shiori. Dovete sapere che durante quel periodo, per altri 4 mesi, la famiglia ha continuato a ricevere una serie di lettere e anche minacce in vario modo, che tra l'altro la famiglia ha portato alla polizia come prove. Tuttavia la polizia non ha mai fatto nulla per sistemare le cose. E tra l'altro, il 21 di settembre, un ufficiale della polizia ha detto alla madre di Shiori di smetterla di lamentarsi e portare queste prove. Nello stesso tempo, i due assassini che erano stati assunti da Kazuhito si erano recati nelle vicinanze della casa di questa famiglia per iniziare a pianificare questo assassinio. Il 26 ottobre del 1999 Shiori è uscita di casa con la sua bicicletta e stava per andare nella stazione vicina a casa sua per poi recarsi nell'università che stava frequentando. E mentre stava scendendo dalla bicicletta, purtroppo è stata attaccata e colpita con un coltello da questi due assassini, prima al fianco e poi diretta al petto. Ci furono dei testimoni che hanno assistito alla scena, tuttavia non furono in grado di acciuffare le due persone responsabili di questo attacco. La ragazza è stata subito portata nell'ospedale di Ageo. Tuttavia all'1:30 è stata dichiarata deceduta e sembra che però l'orario in cui è deceduta sono state le 12:50. A pochi minuti da quando è stata attaccata da questi due uomini. E tra l'altro la madre di questa ragazza è stata informata che la sua figlia era deceduta 1 ora e mezza dopo dell'accaduto e si è subito recata nell'ospedale e ha subito espresso il suo sentimento, un po' di sconforto anche per il fatto che era stata avvisata così tardi. E ragazzi, qui ovviamente potrete immaginare come era in ballo la reputazione della polizia, quindi è stata fatta una specie di propaganda per riuscire a ritrarre questa ragazza come una ragazza, diciamo, piuttosto promiscua e materialista e quindi che voleva circondarsi di cose costose e praticamente aveva costretto il suo ragazzo a farle questi regali costosi pur non essendo una persona particolarmente ricca. E questo probabilmente è stato un motivo di strumentalizzare i media un po' per poter salvare la facciata della polizia che evidentemente in questo caso non aveva svolto il proprio lavoro, perché se soltanto avessero ascoltato tutto quello che la famiglia aveva vissuto in tutti quei mesi, questa tragedia si sarebbe sicuramente potuta evitare. Io non oso immaginare come queste persone, che sono in realtà i veri responsabili, in qualche modo quasi dei complici,
appunto questi poliziotti come fanno a guardarsi allo specchio dopo che si sono macchiati anch'essi di questi crimini. Tra l'altro in televisione era stato detto che questa Shiori lavorava persino come escort, cosa che poi in seguito si è scoperta essere completamente falsa. Immaginatevi in che modo la famiglia si è potuta sentire. Ha appena perso la sua figlia e in più questa loro ragazza che hanno perso per via di una persona così malata è praticamente presentata in televisione e su tutti i media come la ragazza che non era. E tra l'altro la polizia aveva fatto un lavoro così superficiale che nemmeno era riuscita a trovare il vero assassino. E è stato solo grazie a Kiyoshi Shimizu che appunto ha realizzato delle sue proprie investigazioni su questo caso. I risultati di queste sue ricerche sono stati poi pubblicati sul magazine Focus. In questo articolo era raccontata la verità per quanto riguarda Kazuhito e questa ragazza Shiori. È stato anche grazie alle fotografie che erano state pubblicate che l'opinione pubblica ha un pochino preso le distanze da questo caso e ha iniziato a dubitare sulla veridicità di quello che la polizia e i media stavano dicendo in merito a questo caso. E io dico meno male, posso solo dire questo. È stato soltanto il 19 dicembre del 1999 che finalmente il killer è stato arrestato oltre al suo complice e il 16 gennaio dell'anno 2000 otto altre persone sono state arrestate per aver preso parte a tutte le molestie che questa famiglia ha dovuto subire nel corso di tutti questi mesi che questo caso è andato avanti. E finalmente era stato emesso un mandato anche per l'arresto di Kazuhito, che fino a quel momento era ancora un uomo libero. E ragazzi, dovete sapere che la polizia non era stato in grado di identificare dove questo Kazuhito si fosse nascosto e sono riusciti a rintracciarlo solo grazie a Shimizu. Madonna, questo giornalista veramente sì che ha fatto un buon lavoro, altro che la polizia. La polizia, tuttavia, quando si è recata a Sapporo per poterlo arrestare, lo ha trovato deceduto nei pressi di un lago. E vicino al corpo è stato ritrovato anche una borsa nel quale ha lasciato una nota in cui diceva che la sua intenzione era quella di togliersi la vita subito dopo Shiori. Non lo so, però, sinceramente, questo suo, diciamo, suicidio l'ho trovata come una sorta di fuga. E sinceramente, questo uomo non ha pagato per quello che ha commesso, il che mi fa molto arrabbiare, ma mi fa anche molto arrabbiare il comportamento che ha assunto la polizia, che dopo questo caso è stato risolto, comunque si è dovuta scusare con la famiglia, il capo del dipartimento della polizia di quella prefettura si è dovuto scusare ovviamente con i genitori di questa Shiori, anche se in realtà le scuse valgono poco perché quelle scuse non potranno mai riportare indietro la loro figlia. Sei ufficiali della polizia sono stati sospesi, tre ufficiali senior sono stati licenziati e tra l'altro da ulteriori investigazioni è emerso che una serie di documenti relativi a questo caso erano stati falsificati e manomessi. La famiglia ha scelto comunque di continuare questo caso e ha scelto di aprire una causa contro la polizia e il 16 febbraio dell'anno 2000 la corte distrettuale ha emesso la sua sentenza dicendo che la polizia avrebbe dovuto donare una cospicua quantità di denaro come consolazione a questa famiglia. Tuttavia, praticamente in questa sentenza era come se non era colpa della polizia se questa ragazza era morta. Sostanzialmente non è stato il comportamento sbagliato della polizia. Quindi mi viene da chiedere ma quanto veramente questi poliziotti erano dispiaciuti di quello che hanno compiuto. Ma immaginatevi con tutte le volte che questa Shiori si è recata dalla polizia con sua madre, i suoi genitori, ha chiesto aiuto e tutti questi poliziotti che gliel'hanno negato, anzi gli hanno detto di smettere di lamentarsi e che ha accettato questi regali, quindi cosa si sarebbe dovuto aspettare? Io mi chiedo come tutto questo sia stato possibile. La cosa che però dà fastidio è che la persona che ha poi realmente compiuto l'omicidio di questa ragazza gli è stata data una pena di soli 18 anni di prigione, mentre il fratello di Kazuhito l'intera vita dietro le sbarre per essere stato un complice in tutta questa faccenda. Tra l'altro, ragazzi, questo killer ha anche fatto ricorso per accorciare questa sua condanna e per fortuna è stata rifiutata. Però, sinceramente, 18 anni mi sembrano piuttosto pochi per aver strappato la vita di una ragazza dietro un compenso di denaro, sinceramente, non so voi. E ragazzi, una cosa che però mi è piaciuta è che dopo tutta questa faccenda
sta facendo, o comunque in tutto questo momento, però in quel momento non era stata data l'attenzione che si meritava questa ragazza. Un sacco di amici di questa Shiori si sono fatti avanti e hanno descritto che persona realmente fosse questa ragazza, quanto era una ragazza gentile e generosa, e i media e tutte le televisioni dovrebbero veramente vergognarsi di quello che hanno fatto, perché oltre ad aver praticamente lucrato sopra la vita di una ragazza, ne hanno anche rovinato l'onore. I ragazzi, grazie alle interviste comunque che sono state raccolte, le testimonianze degli amici di questa ragazza, è stata svelata comunque la verità. Infatti fino a quel momento i media parlavano di questa ragazza come una ragazza avida, che faceva la escort, che poi si è rivelata una bugia, e che era molto, diciamo, materialista, che era interessata ai soldi, alle cose costose, alle cose luxury. E spesso era stato nominato il fatto che avesse questo orologio molto costoso o questa borsa, però da ulteriori investigazioni si è comunque visto che la borsa era comunque rovinata, quindi era stata usata molto molto spesso. L'orologio mi sembra che era stato comprato da un negozio di seconda mano, quindi diciamo che questi non erano comportamenti, diciamo, di una ragazza che era così materialista da manipolare il proprio ragazzo a farsi fare determinati regali quando non poteva permetterseli. I ragazzi, in ogni caso, che cosa c'è di male se una ragazza può permettersi determinati lussi e si vuole fare dei regali? Cioè, questo non fa di lei una persona manipolatrice o opportunista come i media e la polizia ha cercato di descriverla in tutta questa faccenda. I genitori non hanno mai smesso di dire la verità e di cercare di dare una voce a altre persone che magari in questo momento si trovano nella situazione in cui si è ritrovata anche la loro figlia, in modo che se siete perseguitati da alcuni stalker potrete trovare l'assistenza e l'aiuto di cui queste persone hanno bisogno. E praticamente il padre ha detto che, siccome la loro figlia è stata derubata della propria voce, ha detto che lui continuerà a combattere per lei, cercando di combattere per il suo onore, per quello che la polizia e i media hanno fatto. I suoi genitori, come è tipico fare nelle famiglie giapponesi, hanno installato una specie di piccolo santuario nella stanza di Shiori. Ancora oggi si recano nella sua stanza per poter stare assieme a lei, proprio come una famiglia. Suo padre, tra l'altro, che ha detto in un'intervista che vede il volto di sua figlia in ogni ragazza, e quando ci sono degli amici di Shiori che vengono a fargli visita, lui rivive le memorie della sua ragazza attraverso gli occhi delle sue amiche. Quando vede magari una ragazza sui 30, sui 40, magari con dei figli, non può che smettere di immaginarsi che cosa avrebbe fatto Shiori se fosse stata ancora tra noi, se si sarebbe costruita una famiglia, se sarebbe stata felice, se adesso sarebbe diventato nonno. La madre si rimprovera tutt'oggi di non aver fatto di più, si chiede se avrebbe dovuto combattere di più per la propria figlia, recarsi più volte in polizia, benché la polizia più volte la rispedisse a casa e gli dicesse addirittura di tornare una settimana dopo. Cioè, voi andate dalla polizia per chiedere aiuto e questi vi rimandano a casa e vi dite tornate la settimana prossima. Non ci sono parole per descrivere questa storia. I genitori hanno parlato spesso di queste questioni, dello stalker, di quello che può provocare, eccetera, eccetera. Il padre adesso è andato in pensione e sta lavorando come volontario, e nel 2005 gli è stato diagnosticato un cancro, e benché gli è stata diagnosticata questa malattia, non ha mai smesso di combattere e non ha mai smesso di tenere queste conferenze per poter sensibilizzare le persone su questi argomenti. Ragazzi, questa era la storia di oggi. Io spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuta questa storia, mi raccomando, lasciate un mi piace, che aiutereste veramente tantissimo questo canale. E vi ringrazio davvero per aver scelto questo video e spero di vedervi al prossimo. Un ciao da Seba.